PG Panleto è un magazine di pubblicizzazione dei laboratori installati con i fondi europei nell'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano. Ciao a tutti e bentrovati all'ultima edizione di quest'anno del TG Panleto, un progetto europeo finanziato con i fondi PON FESR nell'ambito della misura G1, Ambienti per l'apprendimento, che ha lo scopo di far conoscere le attività formative ed extracurriculari dell'Istituto Superiore Pomponio Leto di Teggiano. La nostra inviata Erika Citera ha incontrato la professoressa Peluso per parlare del laboratorio di fisica presente nel nostro istituto. Scopriremo quali attività formative hanno trovato spazio grazie a questa importante struttura e quali benefici ne hanno tratto gli studenti. La professoressa inoltre descriverà per noi l'innovativa stazione sismografica presente al Pomponio Leto di Teggiano e inaugurata il 4 marzo 2012. Siamo con la professoressa Maria Francesca Peluso, docente di matematica e fisica nell'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano. Professoressa, ci troviamo nel laboratorio di fisica, un laboratorio a disposizione di tutti gli studenti. Vuoi illustrarci quali strumenti si trovano al suo interno e come vengono utilizzati durante le attività didattiche? Questo è un laboratorio di fisica che è stato finanziato dai fondi europei. Questo laboratorio ha al suo interno ad esempio una rotaia a cuscinetto d'aria con la quale durante le lezioni si possono fare degli esperimenti sulle velocità e sulle accelerazioni. Poi troviamo ad esempio un generatore di corrente per verificare dei fenomeni di carattere elettrostatico. Nel nostro istituto è stata inaugurata il 4 marzo 2012 un'innovativa stazione sismografica. Professoressa, com'è possibile che una tale tecnologia sia presente nel nostro istituto e come e con quali personalità è stata presentata agli studenti e al territorio? Allora, la stazione sismografica è stata attivata in questo istituto grazie all'intervento della rete NEERA, che è una rete europea che si interessa di infrastrutture per la rilevazione e la mitigazione dei fenomeni sismici. Questa rete europea ha come corrispondente italiano un altro laboratorio che viene detto RISSC e questo laboratorio fa capo al Dipartimento di Fisica dell'Università Federico II di Napoli. Il referente di questo progetto è il professor Aldo Zollo, che è un sismologo a livello internazionale ed è la personalità più illustre che poi ha partecipato alla presentazione di questa rete sismografica. Questa rete sismografica è collegata ad una rete telematica, la quale trasmette in tempo reale qualsiasi tipo di fenomeno si possa manifestare. Grazie professoressa. Parliamo ora dei laboratori del liceo artistico, delle iniziative e delle opere nate al loro interno. Il professore Germano Torrisi ci ha spiegato come nasce praticamente l'opera d'arte dei ragazzi del liceo artistico e quali grandi risultati hanno prodotto, contribuendo in maniera significativa all'immagine del Pomponio Leto di Teggiano come scuola che valorizza le competenze e le qualità dei suoi studenti. Ci dice tutto la nostra inviata Giorgia Murarescu. Buongiorno professore, all'interno dell'Istituto Leto sono presenti diversi laboratori dedicati al liceo artistico. Può descriverceli brevemente e spiegarci la loro funzione? Sì, i laboratori che noi abbiamo attivati presso il nostro liceo artistico prevalentemente sono funzionali chiaramente all'attività delle discipline di indirizzo, quindi i laboratori di grafica e di pittura dove i ragazzi si esercitano nel disegno e nell'applicazione delle varie tecniche pittoriche, laboratorio di ceramica dove sperimentiamo il processo di modellazione, cottura e smalto dei pezzi, come qui abbiamo qualche pezzo esposto. Nello stesso laboratorio l'anno scorso abbiamo realizzato un busto per il circolo sociale Carlo Alberto di Padula che quest'anno abbiamo collocato, quindi abbiamo fatto la cerimonia anche di inaugurazione diciamo, di quest'opera. Il laboratorio con le discipline plastiche dove i ragazzi si esercitano nella modellazione tridimensionale, quindi fanno esercitazione di modellazione e di scultura, e in più il laboratorio di fotografia dove possiamo gestire tutte le fasi di sviluppo e stampa fotografica in bianco e nero. Molti lavori sono stati realizzati nei laboratori artistici. Ci segnala quali sono i più recenti e significativi? Quali riconoscimenti sono stati conseguiti attraverso queste opere? Allora, noi
chiaramente partecipiamo anche a tante iniziative sul territorio, insomma, iniziativa della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Campania, con Solidarte, e i nostri allievi partecipano con diverse opere in questa mostra che è finalizzata alla raccolta poi di fondi che vanno destinati alla ricerca. Concorsi di pittura estemporanea, il concorso che è stato fatto anche dalle banche l'anno scorso sulla un'idea imprenditoriale, quindi abbiamo presentato un progetto per un canile sul territorio, oltre poi a fare lavori di ricerca e di studio, vedi il lavoro che abbiamo fatto qui sul Battistero per la questione di San Giovanni in Fonte, di cui abbiamo fatto tutta l'attività di rilievo con i ragazzi del quarto e quinto e indirizzo rilievo e catalogazione, quindi attività finalizzate alle discipline di indirizzo che sono la catalogazione, la storia dell'arte, il rilievo architettonico, e con queste discipline abbiamo praticamente realizzato questo lavoro molto importante di studio sul territorio, che sarà finalizzata ad una mostra a breve, insomma a una giornata di studio sul Battistero, dove presenteremo tutta l'attività fatta. Siamo arrivati al termine del nostro TG. Per quest'anno il TG Ponleto vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo anno. Vi lasciamo facendovi ascoltare alcune delle voci che hanno permesso la realizzazione di questo progetto. Iniziamo questa carrellata di interviste con i protagonisti del TG Ponleto. Siamo qui in compagnia di Alessandro Caggiano. Alessandro, tu sei stato colui che si è occupato della regia e del montaggio del nostro TG. In cosa è consistito il tuo lavoro? Vabbè, innanzitutto il mio lavoro è consistito nel girare i video con la telecamera dei vari servizi delle nostre inviate e poi del relativo montaggio delle varie scene. Questa è stata un'esperienza davvero molto bella, ma soprattutto anche formativa, perché ho capito che continuando per questa strada ci possono essere anche degli sbocchi lavorativi. Ti ringrazio. Siamo insieme al professore Lavecchia. Professore, qual è il valore delle attività di laboratorio degli studenti che sono resi possibili dai finanziamenti europei? Dunque, innanzitutto va detto che in questa scuola vengono fatte le attività di laboratorio, questa scuola possiede numerosi laboratori, in questa scuola gli insegnanti hanno la capacità di progettare, di predisporre progetti per avere dei finanziamenti e sia negli ultimi tempi che in passato di finanziamenti con FSR ne abbiamo avuti parecchi e abbiamo installato nuovi laboratori o abbiamo rinnovato laboratori preesistenti. Il corpo docente quindi è predisposto a questo tipo di insegnamento ed è anche bravo, perché l'attività laboratoriale di questa scuola si fa da tantissimi anni oramai. Infatti questa scuola, in fatto di innovazione, di nuove tecnologie, si è sempre contraddistinta sul territorio. Per quanto riguarda voi ragazzi, risulta utile questa attività di laboratorio, perché fate praticamente delle cose. Molto spesso c'è da dire che questa attività in genere viene ad occupare la maggior parte del tempo della didattica. Da noi non è così, perché la didattica ad aula, quella frontale, la lezione teorica, spesso viene considerata superata. In realtà non è così, è vero che con la lezione frontale l'alunno ascolta, l'alunno riflette, l'alunno impara a riferire, l'alunno impara. Invece con l'attività di laboratorio l'alunno, come dire, impone alla propria mente di lavorare, di organizzarsi, di trovare soluzioni. Nel laboratorio l'alunno apprende. Quindi la vecchia didattica non va assolutamente messa da parte, è
la giusta dose sia della didattica teorica che della didattica laboratoriale che a mio avviso fanno la didattica scolastica. E noi nella nostra scuola quello che facciamo e i risultati li vediamo, perché vediamo poi alunni entusiasti, desiderosi di apprendere, e quindi il vostro profitto parla chiaro. Alla fine siamo felici di tutto questo. Tra l'altro è impensabile con giovani della vostra generazione fare diversamente, perché voi siete abituati ai nuovi linguaggi, alle nuove tecnologie, e noi docenti di questa scuola siamo stati sempre al vostro fianco. E quali benefici trae il nostro territorio dall'avere delle competenze sviluppate attraverso queste attività? Benefici sul territorio, nella società in genere, ci sono, perché nel laboratorio l'alunno impara a fare, e oggi la società vuole giovani diplomati con delle competenze. La società vuole i giovani che sanno, ma vuole anche i giovani che sanno fare. Ciao Erika, tu sei stata una delle principali protagoniste del progetto TG Polleto. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza e cosa ti porterai dietro da questo progetto. È stata un'esperienza, oltre che formativa, anche molto divertente, perché sono stata in compagnia di persone simpatiche, ma anche preparate, che mi hanno insegnato cose che prima non sapevo. Ad esempio, io guardavo la televisione, il telegiornale, non pensando che c'era un lavoro dietro, oltre che alla registrazione. C'è un lavoro in redazione, e questo mi ha colpito molto, perché comunque abbiamo imparato a migliorare la dizione, alla postura, a come stare, diciamo, dietro una telecamera. È stata un'esperienza che porterò nel mio cuore, perciò ringrazio la scuola e i tutor che ci hanno seguito durante questo percorso. Con quest'ultimo servizio vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo anno per una nuova stagione del TG Polleto. Ciao! TG Polleto è un magazine di pubblicizzazione dei laboratori installati con i fondi europei nell'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano.